Pereira, l'ingegner Santini Alberto, che è responsabile direzione servizi ambientali, responsabile di area Ferrara Modena, e l'ingegnere Fabio Ferrioli, responsabile sempre per i servizi ambientali del distretto Terre di Castelli e Pianura, che non mi ricordavo i nomi quella sera che abbiamo fatto la Capigruppo. Sì, alle 20:30. E finiamola, passiamo oltre. Allora, punto numero 5, comunicazione prelievo dal fondo di riserva. Allora, abbiamo due delibere di giunta che fanno un prelievo dal fondo di riserva, sono rispettivamente la delibera di giunta comunale numero 20 del 19 febbraio 2018, prelevamento dal fondo di riserva numero 1, e la delibera di giunta comunale numero 29 del 5 marzo 2018, prelevamento numero 2. Allora, per quanto riguarda la delibera di giunta comunale numero 20, si parla di una cifra di 10.200 euro che sono stati messi sul nuovo capitolo 77, articolo 65. Lavori pubblici, prestazioni di servizi per affidamento di un incarico professionale a professionista esterno a supporto del responsabile unico di procedimento relativamente al contratto dell'impianto di cogenerazione in essere con la società Vignola Energia. In merito alle varie problematiche e criticità, leggo proprio testualmente, sorte dalla concessione del suddetto impianto. Tra l'altro, insomma, tutte le motivazioni sono anche ben definite nella delibera di giunta che insomma, diamo per letta e che avrete letto sicuramente, con l'intento di raggiungere una definizione bonaria delle questioni attraverso un accordo transattivo di ridefinizione contrattuale tra le parti, cioè fra Vignola Energia, il Comune e la Provincia di Modena. L'importo del prelievo dal fondo di riserva, ripeto, di 10.200 euro. Poi, per quanto riguarda invece il prelievo numero 2 di quella delibera di giunta numero 29, che tra l'altro delibera di giunta che vedrà anche la ratifica dopo perché comporta poi tutta una variazione di bilancio, il prelievo dal fondo di riserva è per euro 40.000 che sono stati messi sul capitolo di spesa 734, articolo 65, relativo allo sgombro della neve, insomma, che sono serviti per le ultime nevicate, insomma. Allora, questa era solo una comunicazione. Quindi passiamo al punto numero 6, ratifica delibera di giunta, appunto, di giunta comunale numero 29 del 5 marzo 2018. Passerei la parola all'assessore Amidei. Allora, questa delibera ha riguardato una variazione di bilancio sia in parte corrente che in parte capitale. Tutte le variazioni sono state praticamente spiegate, elencate in sede di commissione. Io adesso ricorderei quelle magari più rilevanti che riguardano la parte in conto capitale, dove viene destinato l'avanzo di amministrazione a degli investimenti che erano già stati comunque finanziati con alienazioni, e si è voluto sostituire il finanziamento anziché con alienazioni con avanzo. Questi interventi riguardano lavori di adeguamento per l'ottenimento del CP della Scuola Barossi, una quota a parte per intervento sull'impianto di videosorveglianza per 30.000, per la CP delle Scuole Barossi erano 200.000, lavori di manutenzione straordinaria, tratti di rete stradale per 15.000. Invece l'avanzo viene destinato a nuovi interventi e incrementi di spesa su investimenti che erano già stati previsti, riguardano la riqualificazione e miglioramento sismico della scuola secondaria di primo grado Lamoratori, che nel bilancio di previsione era stato inserito, diciamo,
era già stato previsto come intervento e in questo caso si è incrementato di 104.000 euro. Si è incrementato anche quello che è l'intervento sull'impianto di videosorveglianza di 20.000 euro, ne erano già stati previsti 30, se ne aggiungono altri 20. E viene anticipata una parte dei lavori che erano già stati previsti per il 2019 per la parte, diciamo, strettamente necessaria per mettere in sicurezza l'impianto elettrico dell'ex mercato in funzione anche poi delle feste che si organizzeranno da qua in avanti per la cifra di 30.000. Le altre variazioni, bene o male, sono di entità minore, sono già state in qualche modo, insomma, illustrate in sede di commissione. Sono interventi? Vagnoni. Grazie. Sì, io rappresento la prima commissione in presenza del dottor Chini, che ha dato spiegazione alla parte tecnica relativa appunto a questa delibera di giunta. Oltre a quanto già detto da parte dell'assessore Amidei, volevo far presente che è stato possibile, grazie alle novità portate dalle nuove normative riguardanti il patto di stabilità, procedere poi alla distribuzione, all'impiego dell'avanzo di amministrazione che era stato accumulato negli anni precedenti. In passato la vecchia normativa prevedeva che l'avanzo di amministrazione non potesse essere utilizzato, ma dovesse essere accantonato. Adesso la nuova normativa prevede che possa essere impiegato, chiaramente in progetti che qua vengono poi ad andare a integrare delle poste che erano state già in precedenza previste per quello che riguarda tutte queste attività, che comunque sono attività positive, riguardano in due occasioni piani di investimento che riguardavano le scuole. Per riportare però esattamente quello che ha detto il dottor Chini in occasione della prima commissione del 19, direi, ultimo scorso, adesso effettivamente l'avanzo di amministrazione è quasi terminato, le nuove normative prevedono poi la possibilità di impiegare l'avanzo di amministrazione relativa all'annualità precedente, quindi diciamo così, si è potuto usufruire di questo momento di abbondanza con anche degli investimenti notevoli. Non si sa poi per il futuro se questo si potrà presentare, anzi quasi sicuramente non sarà più possibile. Altri interventi? Smeraldi? Ho alcune domande tecniche. Per quel che riguarda la parte corrente, non ho capito la razza, i motivi del passaggio dei 7.500 euro dalle consulenze a interventi economici a interventi economici e prestazioni di servizio. Ha spiegato un po' l'assessore in commissione, ma non mi è chiaro esattamente per quale ragione fate questo spostamento. Per quel che riguarda il conto capitale, c'è questo aumento dell'investimento del primo stralcio per i lavori sulla scuola media, che trova fondamento nella delibera di giunta poi del gennaio del 2018, la numero 3, dove c'è quella sorta di piano finanziario che porta una spesa complessiva di oltre 2 milioni e mezzo. Chiedo questi primi 304 circa, 303 rotti mila euro, primo stralcio, che lavori vengono effettuati con questi denari? Videosorveglianza, aumento di 20.000 rispetto ai 30.000 previsti. Anche qua chiedo come mai c'è stato questo aumento, in quale quadro si colloca, cioè sono dei costi che sono risultati diversi dopo la prima ipotesi, o c'è qualche cosa in più, non volevo sapere qualcosa di questo. Altrettanto per l'impianto elettrico, che era previsto per un importo molto superiore, qua vedo che vengono fatti interventi minimi, volevo capire se si collocano comunque nel quadro generale, se questo denaro verrà recuperato nell'intervento generale che è previsto nel piano delle opere. Direi nient'altro. Altri interventi? Passerei la parola
alla giunta se vuole. Se... Pasini? Covili? Sì. Se avevi tirato sulla mano non l'avevo visto, scusa. Non credo, cioè. No, chiedo se è possibile fare una domanda perché che non era stata fatta in commissione, chiedo all'assessore, perché gli interventi in effetti potenziati con l'utilizzo dell'avanzo d'amministrazione a favore degli interventi di messa in sicurezza antisismica delle scuole medie sono un intervento corposo, che come citava il collega Smeraldi effettivamente trovava poi sede nella delibera di giunta che è stata approvata, quindi con un importo complessivo estremamente importante e quindi è un investimento complesso di oltre 2.500.000 che però trovano nel piano triennale degli investimenti copertura per circa 500, trovavano poi adesso ci sono l'utilizzo dell'avanzo, quindi è incrementato gli unici due stralci, quindi mi chiedevo se poteva precisare meglio come intende svilupparsi l'intera progettualità per quanto attiene la scuola media. Grazie. Fine interventi, così passiamo la parola alla giunta. Pasini, prego. Allora, partiamo dall'impianto elettrico del mercato che è stato rifatto completamente, in quanto non era assolutamente a norma. Ovviamente sono state smontate non so quante scale, e poi ce ne sono ancora, peraltro sopra il tetto c'è una roba che voi non avete idea di quanti cavi, quanta roba c'è là sopra, tutta da togliere perché non è assolutamente più a norma e non può essere mai più utilizzata. Così anche si è fatto nella parte interna, è stato adeguato peraltro l'impianto che viene utilizzato al di là delle feste tutti i giovedì quando c'è il mercato, dove ci sono gli alimentaristi, sono stati messi quindi impianti a norma, non c'erano i differenziali, non c'erano i salvavita e quindi questo è quello che è stato fatto anche in fretta perché quando siamo andati a vedere con l'elettrotecnico ci è venuto mal di testa, insomma, quindi l'impianto adesso è a norma, può essere usato ovviamente per le feste, già sono stati previsti anche dei quadri proprio apposta anche per gli aumenti di fornitura, quindi non c'è più bisogno di tirare dei cavi volanti, soprattutto non vogliamo più vedere quell'ammasso di cavi poi rimasti lì, peraltro molti erano in tensione, non si sapeva neanche che questi fossero in tensione, quindi un pericolo veramente molto grande, abbiamo corso dei bei rischi. La videosorveglianza, ci siamo accorti nel fare un sopralluogo con un tecnico che di 36 telecamere credo ne funzionino ancora o 8 o 10. I topi hanno mangiato la fibra ottica quasi ovunque, sono state montate delle fibre ottiche peraltro non adeguate perché non sono armate, quindi c'è una situazione di disastro totale. Quindi quello che stiamo cercando di fare è ovviamente con un aumento di spesa, se vogliamo intervenire quanto prima, è la riaccensione almeno di quello che c'è. Siamo arrivati a questo punto per tutta una serie di motivi che era bene, insomma, ci si ponesse l'attenzione prima, quindi anche qui stiamo definendo le prime misure urgenti per rimettere almeno in funzione l'impianto così come esistente, poi avremo bisogno di intervenire per cambiare anche alcune videocamere che vanno quantomeno modernizzate, però almeno le vogliamo mettere funzionanti, soprattutto abbiamo bisogno dell'infrastruttura a terra perché proprio non è più utilizzabile. La scuola, i 2,5 milioni di quadro economico non sono un numero buttato là, ma una progettazione definitiva che il tecnico incaricato ha depositato agli atti. Quindi si parte con questo primo stralcio, che sono i lavori più urgenti. Adesso francamente su come si interviene credo sia meglio voi vi rivolgiate direttamente alla Francesca Leotti, che si sta occupando ovviamente di portare avanti, anzi è già stato anche pubblicato il bando per il primo stralcio di lavori che dovranno essere fatti.
Quindi sulle cose, proprio sugli interventi specifici vi chiedo di fare riferimento a lei, anche perché sinceramente lo avessi saputo prima mi sarei ridocumentato, ne abbiamo discusso allora in sede di delibera, proprio perché quando con l'ingegnere è venuto rispetto all'idea iniziale che c'era per l'adeguamento di quell'edificio, che doveva risolversi tutto, se ricordo bene, con 700-800 mila euro di spesa complessiva, poi un'analisi approfondita ha messo in evidenza che gli interventi da fare sono invece di una entità assolutamente superiore, e questo è quello che è saltato fuori dal progetto. Grazie. Aggiungo io. Sì, ho idee, prego. Poi magari se vuole integrare poi l'assessore Venturi sugli interventi economici. Il cambio è stato fatto interventi economici consulenze da interventi economici prestazioni di servizio, perché non viene più dato la consulenza diretta come veniva dato in precedenza, si è ritenuto invece di invitare a presentare manifestazioni di interesse al